Buongiorno Maio, stiamo facendo questa passeggiata insieme e voglio raccontare perché dovreste visitare l'Islanda a settembre ed ottobre. Allora, vivendo qui ho visto che quest'anno è stata un'estate insolita, quindi con tempeste di neve a inizio giugno e poi tempeste di vento e di pioggia in estate fino a fine agosto. Dovreste visitare l'Islanda a settembre ed ottobre perché soprattutto, motivo numero uno, inizia la stagione dell'aurora boreale e si è detto che il 2024 è proprio l'anno dell'aurora boreale, siccome c'è molta attività solare, è prevista molta attività solare. Su come vedere l'aurora boreale, quindi tutte le indicazioni su che cos'è e su alcuni consigli, farò un video adatto che magari mi metto qui sulla scheda. Comunque, continuando sui consigli perché vedere l'Islanda a settembre-ottobre, a parte l'aurora boreale, ma anche perché probabilmente saranno due mesi con poche piogge e tanto sole, siccome tutte le piogge e tutto il vento che c'è stato a dare, ormai l'Islanda l'ha dato in quest'estate. Dico questa previsione per me perché oggi è settembre, siamo quasi a metà settembre, c'è un sole insolito, un caldo insolito, vabbè che sono 12-15 gradi, comunque sta bene, non c'è vento. Ed è insolito, appunto sembra quasi estate. È perfetto perché appunto non essendo estate non c'è sempre sole, quindi magari la sera appunto si può vedere l'aurora boreale. Ora mi metto qua sulla panchina e vi voglio spiegare altre cose. Ma comunque guardate qua, questo posto ai fiordi dell'est dove vivo. Che bella giornata, mamma mia. Allora, mi sono seduto su questa panchina come un vecchiarello nella sua pensione. Comunque, settembre e ottobre sono stati sempre i mesi, anche quando facevo i tour io, quando sono venuto sempre in Islanda, sono sempre trovato bene, sono sempre stati i mesi ideali, anzi ottobre è il mese che consiglio a tutti, che preferisco in assoluto. Non solo perché comunque qua c'è l'atmosfera di Halloween, che qui festeggiano, infatti troverete al supermercato sempre addobbi riguardanti questa festa, e quindi si sente proprio l'atmosfera, ma soprattutto perché è il momento ideale, perché non fa troppo freddo, non fa troppo caldo, per vedere le cascate appunto dove ci si bagna tanto e con il vento magari sarebbe sgradevole, con la pioggia appunto in ottobre e anche a settembre è il momento giusto per visitarle. È il momento ideale per visitare soprattutto i ghiacciai, perché non fa troppo caldo e quindi non ci sono rischi di incidenti nelle grotte. Sicuramente tutti i tour per visitare le grotte di ghiaccio e anche per fare l'escursione sopra al Vatnajökull, che assolutamente vi consiglio, se avete anche più coraggio, di fare la zipline, che ho fatto appunto qualche mese fa, è il momento ideale per fare queste attività. Un altro motivo per il quale visitare in questi mesi l'Islanda è perché soprattutto è bassa stagione, quindi i prezzi di hotel e di escursioni e di voli dall'Italia sono nettamente minori rispetto ai voli che troverete o ai prezzi che troverete per l'inverno o per l'estate. E appunto le cose da visitare sono le stesse e le condizioni meteorologiche sono sicuramente migliori, nettamente migliori rispetto all'inverno o all'estate. Certo, ogni stagione, io dico che in Islanda ha il suo fascino e c'è da apprezzarla in tutte le stagioni. In inverno fa freddissimo, meno 20, meno 30 gradi, è assurda, quasi estrema, a volte non ti viene manco voglia di uscire perché non sai dove andare, con le strade ghiacciate non puoi farti una passeggiata, non puoi visitare le cose, però c'ha il fascino del ghiaccio, del tutto quanto è bianco, quindi è tutto più magico, delle ore che sono polari, quindi del tramonto che è rosa. L'estate appunto ha il suo fascino per i suoi mille colori che prendono vita, i prati verdi, i fiori, i lupini che escono da giugno in poi, che rendono tutte le colline viola, il sole di mezzanotte, ma non ha appunto il fascino dell'aurora boreale. Invece voi a settembre, ottobre, in questi due mesi di bassa stagione, quindi ripeto, in cui pagherete tutto di meno rispetto al solito, potrete vedere le stesse cose con i colori dell'autunno, quindi con magari i prati che iniziano a diventare praterie, che iniziano a diventare arancioni e gialle, con un sacco di cavalli in giro belli, che sono anche quella un'attrazione da accarezzare, le pecore che tornano nelle stalle
o comunque tutte le cascate, tutta la natura, i promontori, i paesaggi islandesi che sono più dolci e che sicuramente in questi 2 mesi, pronostico personale, ovviamente mi posso pure sbagliare, saranno meno freddi rispetto al solito. Allora, innanzitutto consiglio appassionato che vi do è quello di, una volta scesi dal vostro aereo all'aeroporto, fittarvi una macchina. Andate quindi alle compagnie di noleggio che sono vicine all'aeroporto, che sono elencate tutte quante nel mio video su come risparmiare in Islanda, vi fittate la vostra bella auto e iniziate il vostro itinerario, altro video che ho fatto sull'itinerario perfetto in Islanda. Io vi consiglio questa scelta perché uno è più comodo, l'Islanda è appunto un paese che va visitato, secondo me, a parer mio, completamente in autonomia, on the road, oppure affidandovi ovviamente a viaggi di gruppo. Ci sono ragazzi che fanno le guide da anni qui in Islanda e sono bravissimi, possono raccontare anche delle curiosità riguardo questo paese quando visitate un luogo. Ok, quindi una volta fittata la vostra auto in aeroporto potrete soggiornare a Keflavik oppure a Reykjavik, rilassarvi magari quella notte in cui arrivate, quella sera in cui arrivate, oppure a Sky Lagoon, a Blue Lagoon, non lo so, dipende dagli orari dell'aereo. E poi, parer mio, consiglio personale è quello di iniziare subito il vostro tour con la parte del sud-est dell'Islanda. Vi sconsiglio di visitare a settembre-ottobre, di fare tutta la Ring Road, perché secondo me è già troppo fredda per visitarla. Quella è un tipo di viaggio che secondo me va fatto massimo a fine settembre o comunque d'estate. Quindi iniziate il vostro tour con il Circolo d'Oro, quindi Gullfoss, Skerrit, Thingvellir e Geysir. Non ci scordiamo di Geysir, molto bello, l'unico posto in cui vedere un geyser in Europa. E poi continuate con tutta la parte del sud, che è la parte più dolce dell'Islanda, quindi con tutte le cascate, con i promontori, la sera dalle 11 fino alle 2, alle 3 di notte, aspettare col naso all'insù, guardare le stelle e cercare l'aurora boreale. Vi consiglio questa applicazione My Aurora Forecast per controllare appunto tutte le attività. Per quanto riguarda il budget, questo sta a voi quanto spendere, è una cosa personale. Io, se posso, vi consiglio di vivere questa esperienza il più rude on the road possibile, pure perché quando ti metti in posizioni di no comfort, diciamo che il viaggio lo apprezzi di più, almeno io lo apprezzo di più. Quindi magari soggiornare in guest house, in ostelli o comunque in case islandesi che non siano cose di lusso. Sicuramente spenderete poco e apprezzerete di più, molto di più, il viaggio. Magari una notte ve la fate in qualche bel posto estetico che vi piace proprio, siete con la vostra ragazza, con i vostri amici. Non ci scordiamo che potrebbe esserci anche l'occasione di visitare l'Islanda in tenda oppure in van camperizzato. Questo sono gusti personali, a me piace di più l'opzione di guest house, ostelli oppure van camperizzato, però ovviamente dipende dalle comodità che volete prendervi in questo viaggio, se volete viverlo appunto on the road in van, se siete tipi da tenda. Questo lascio a voi deciderlo, io vi consiglio guest house e ostelli. Per quanto riguarda poi la moneta, l'Islanda ha l'ISK, quindi non c'è l'euro, potete pagare però in euro cash solo al supermercato e all'aeroporto, per il resto nessuno vi accetterà gli euro contanti. Però non vi preoccupate, perché in Islanda per qualsiasi cosa, pure per 10 centesimi, potete pagare ovunque con la carta. È proprio difficile, rarissimo che qualcuno vi dice no alla carta. E non vi preoccupate, appunto, non c'è bisogno, dico sempre appunto, non c'è bisogno di prelevare troppo cash, potete pagare qualsiasi cosa con la carta. Fate una carta con zero commissioni di cambio e di pagamenti, così state tranquilli. In Islanda ovunque potete pagare qualsiasi cosa con la carta, non c'è bisogno del cash. A proposito, vorrei fare pure un video specifico su cosa portare in Islanda in questo periodo, quindi cosa portare nello zaino in Islanda, che sicuramente in questi 2 mesi sarà più leggero di quello d'inverno, un poco più pesante per quello estivo. Però la cosa assolutamente che non deve mancare è una buona giacca a vento che sia anche antipioggia, proprio una buona, spendeteci quei soldi per questa qua, perché veramente vi resterà anche per altri viaggi e per l'Islanda sarà il vostro must to have. Ricorda di prenotare in anticipo i voli. Ovviamente i miei consigli su come risparmiare in Islanda sono tutti quanti elencati in questo video che vi lascio qui sotto nella scheda.
loro che intanto stanno partendo. Chissà per quale avventura, quanto è bella sta barchetta. Va bene, vai, se questi consigli vi sono tornati utili, mi raccomando, metti like, commenta e iscriviti al canale. Noi ci vediamo con la prossima avventura e con i prossimi consigli. Ciao, vai.